Buongiorno a tutti, salve. Ultima tappa del cammino Fogazzaro Roi, tappa numero 4 da Arsiero qui alle mie spalle fino a Tonezza del Cimone. Giornata che oggi è caratterizzata già dal maltempo, ma si parte e si arriverà su nonostante tutto. Intanto ve la racconto. Questa mattina sono partito direttamente dall'albergo dove ho dormito questa notte, sono riposato, carico per affrontare questa giornata e arrivare su alla meta finale. Allora sono arrivato alla Pria. Guarda, questo è il signor Claudio, Claudio. Claudio della Pria, mi ha fatto il timbro già sulla credenziale, mi ha fatto anche un buon caffè. Adesso parlavo di un bicchiere di vino. Sono le 9:15, credo che ci sta Ormai sai, tutto. ormai sai. Sì, esatto. Questo locale funziona anche con la musica dal vivo, c'è una bella vita durante tutta la stagione e sono contento di farvelo vedere. Veniteci a fare un giro qualche volta. E dopo aver bevuto anche un buon bicchiere di bianco Paiserpi, come suggeriva Claudio del bar, adesso sono pronto ad affrontare tutto questo bellissimo. Oggi, anzi, ho già abusato e straabusato della parola bello, ma credo non ci sia altro che può descrivere questo cammino. E continuerò ad abusarne, continuerò ad usare la parola bello, perché è veramente così. Scala, posto di vedetta e di controllo di tutta la vallata, è dell'epoca longobarda e mentre i romani davano risalto e spazio agli insediamenti cittadini, i longobardi erano un popolo che si dedicava ancora all'agronomia. Allora adesso non si scherza più, inizia il dislivello importante, con questo sentiero arriverò su a Tonezza, ci vediamo nel mentre.
è risalita verso Tonezza, si fa dalla strada denominata Barcarola. Era la vecchia strada che si arriva su appunto a Tonezza del Cimone, a 24 tornanti, però per il cammino Fogazzaro Roi sono segnate benissimo delle scorciatoie attraverso sentieri nel bosco, però devo dire che sono dei punti dove spinge bene, ma è tutto divertimento, è tutta salute, quindi andiamo avanti che il morale è molto alto. Dopo il cartello che vi ho fatto vedere che si entra nel territorio di Tonezza, si svolta a sinistra, ci si tiene sulla destra con trasuggi e si prosegue su verso il centro del paese dove sarà l'arrivo ufficiale. Allora, qualche considerazione sulla salita. Allora, tira bene. A tratti è parecchio tecnica, è parecchio impegnativa e più che altro arriva dopo 4 giorni di cammino e quindi si sente tutta, però allo stesso tempo è anche gradevole ed è veramente stato corroborante farla. Poi il clima di oggi si sta veramente bene e non posso far altro che consigliarla. La consiglio a tutti, anche se magari un principiante può soffrirla particolarmente, però non si può mica rimanere sempre principianti, quindi è anche giusto superare i propri limiti. Certo, è una salita che va presa con parsimonia, con tranquillità, senza strafare, e sono convinto che arrivato sopra ci si potrà finalmente rilassare del tutto e dire ce l'ho fatta. Intanto mancano ancora pochi chilometri. Ecco laggiù Tonezza. Wow, che adrenalina ragazzi, fantastico. Arrivato al finale di tappa del cammino Fogazzaro Roi, è una soddisfazione immensa, sono veramente orgoglioso di me stesso, posso pure dirmelo da solo e posso pure fare ammenda qui davanti a tutti, perché è un cammino che sono riuscito a fare da solo da inizio alla fine e per me è veramente stata una grande, grandissima soddisfazione. Adesso l'unica cosa che mi resta da fare è andare al negozio da Paolo per il timbro e l'attestato, quindi farò così. Però prima mi sa che passerò davanti al villino Roi e sarà l'ultima cosa che vi farò vedere del cammino. Allora
Adesso sono arrivato. Questo dietro di me è il monumento ai caduti di Tonezza, ma vi faccio vedere un'altra cosa che mi preme, perché io in quel centro sportivo, in quel palazzetto dello sport, no, in quello ci ho suonato con i miei Arcana Opera qualche anno fa ed è stata una serata veramente bella. Qui a Tonezza si organizzava un festival di musica rock, abbiamo avuto la fortuna e il piacere di esserci e speriamo si possano fare di nuovo cose del genere qui a Tonezza. Intanto adesso vado da Paolo a farmi fare l'attestato. Arrivato agli alimentari da Paolo, fine del cammino Fogazzaro Roi. Ecco qua l'attestato, ecco qua la credenziale e anche il pensiero che mi hanno fatto. Sono stati gentilissimi tutti, tutte le persone trovate lungo il cammino sono state veramente importanti, anche perché è il primo cammino che faccio interamente da solo. Dopo la Via degli Dei mi sembrava bello fare anche un percorso per valorizzare il mio territorio e quindi vi ringrazio per avermi seguito. Se avete piacere iscrivetevi al canale, commentate sotto questo video e i like e tutte le solite cose. Io intanto adesso me la godo, mi mangio qualcosa, mi riposo, scendo giù a Vicenza con qualche mezzo di fortuna e vi saluto. Ciao!